Tra i tre vitigni che abbiamo, il greco, il fiano e l'aglianico, a me in modo particolare piace il fiano. Ho assaggiato molti spumanti di fiano, sia metodo classico, ma soprattutto metodo Charmat. E debbo riconoscere che ci sono delle aziende che si stanno facendo realmente spazio. Ma soprattutto si stanno facendo onore nel campo vitivinicolo, grazie anche a questi enologi, perché poi dobbiamo anche ringraziare questi professionisti che lavorano in questo settore, che sono bravi nella nostra provincia, veramente, ecco, questo lo possiamo dire, possiamo essere orgogliosi dei professionisti che abbiamo nel settore, come bravi sono anche gli agronomi che lavorano sul terreno, per tutti e due. Trovo che il fiano abbia come vitigno abbia tutte le caratteristiche, sia per diventare un grandissimo spumante, sia per diventare un grandissimo vino, ma anche e soprattutto per diventare un grandissimo passito. Ecco, credo che se io personalmente dovessi scegliere un vitigno, direi il fiano per la spumantizzazione. Come passito e come vino in modo particolare sono molto legato. Diciamo, la rifermentazione nella bottiglia degli zuccheri, e questo è il metodo classico, con una rifermentazione più lunga di 12, 24, 36, 48, arrivano anche grandissimi metodi classici che riescono a stare anche fino a 10 anni sui lieviti, mentre il metodo Charmat è quando noi facciamo avvenire il tutto, aggiungendo sempre gli zuccheri, lo facciamo avvenire nelle autoclave e pertanto dopo 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi questo spumante può andare già sul mercato ed essere bevuto. Sono due sentori e due caratteristiche da un punto di vista organolettico e di profumi diversi, perché nel metodo classico andremo a riscontrare profumi più evoluti, andremo a riscontrare una struttura del vino, un corpo maggiore, mentre nel metodo Charmat andremo a sentire e a portare avanti come caratteristiche la freschezza, pertanto l'acidità, i profumi giovani del vino, questi profumi che vanno anche dalla tostatura del pane, si sentono un poco questi lieviti. Certamente possono avere entrambi due accostamenti del tutto diversi. Uno può essere il metodo classico, lo potremmo utilizzare su un piatto, su un primo, su un secondo, tutto a base di pesce o anche della carne bianca, mentre un metodo Charmat potrebbe essere certamente qualcosa per festeggiare l'inizio di una tavola, aprirlo su un antipasto o a chi piace non chiudere con il dolce, lo potrebbe anche riaprire alla fine su un panettone. Cominciamo con una vendemmia anticipata, avendo presente tutte le caratteristiche organolettiche di quello che deve essere il fruttato di uno spumante, di una bollicina. Vinifichiamo noi,
sfrecciamo, prepariamo la base in effetti e poi la facciamo spumantizzare a Treviso, perché usiamo un metodo Charmat. Per fare un metodo classico ce ne vuole ancora di esperienza nel settore. E siete stati tra i primi a spumantizzare? Sì, diciamo tra i primi a spumantizzare, c'è stato qualcuno prima di noi, ma siamo stati tra i primi a spumantizzare il fiano. Sì, oggi lo fanno, anche se molti fanno il greco, l'aglianico, la falanghina, il fiano siamo ancora in pochi. Nel bicchiere ci ritrovi comunque i sentori del fiano, la sapidità del fiano, però c'è l'effervescenza, la fragranza che va ad abbinarsi a tutt'altro tipo di cibo, e quindi va bene su fritturine, su dove c'è maggiore grassezza, quindi ci vuole l'effervescenza delle bollicine per pulire poi quella grassezza. A che temperatura consigliamo di berlo? Lo spumante è 8-10 gradi. 8-10 gradi, sì. Ma possiamo anche abbinarlo insomma ad un dessert, a un dolce? Allora, noi facciamo due versioni di spumante fiano, proprio per questa esigenza. Facciamo un extra dry che è 15 grammi litro di residuo zuccherino, che va come aperitivo, anche a tutto passo, con piatti leggeri, non molto strutturati. Poi facciamo un extra brut che è pado sedo, saggio zero, che si abbina ad alcuni tipi di dolce, proprio come gli spumanti secchi in effetti. Thank you.
Thank you.